Allora, gli incarichi di oggi sono... Scusi, signore. Come stavo dicendo... Oh, santo cielo! Cos'è questo terribile fetore? Non guardi me. E neanche me. Oh, è davvero insopportabile! Oh, Sam, sei tu! Puzzi ancora come quel povero gatto nel tombino. Forse questo uniforme ha bisogno di più di una lavata. Bene, signora Grandi Senape. C'era una sola persona con il diamante quella sera. Chi? Cosa? Che cosa ha detto? Sta zitto e ascolta, Norman. Ci sto provando! Ma non penso sia stata quella persona. Io credo che sia stata... Ci rinuncio! Non solo è il gatto più puzzolente del mondo, è anche quello più rumoroso! C'è un particolare che mi confusisce. Lei è l'unica ad aver assistito alla scena. La 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 la. Upsi! Perché secondo me il colpevole non ha agito da solo. Ecco fatto! Pulita e profumata come un... Oh, magari no. Sta tranquillo, Sam. Ho un metodo infallibile per lavare i vestiti puzzolenti. Anche se credo che avrò bisogno della maschera antigas per questa volta. Cos'è stato? Perché il gatto è fuori dal trasportino? Norman, l'hai fatto uscire? Così puzzerà tutta la casa! Oh, stiamo per scoprire chi ha rubato il diamante Pinze Bonzombi! Va bene! Che è il vero colpevole, No! Stava finalmente per rivelare chi era il ladro! Nessuno guarderà la fine di questo film finché quel gatto non sarà nel suo trasportino! Va bene, lo acchiappo io! Qualunque cosa pur di scoprire chi è il ladro! Sta attento, Norman! Levami quella coda puzzolente dalla faccia! Oh, quel gattaccio mi sta facendo davvero saltare i nervi! Norman, è tutto a posto? Sto bene! Ma ora dov'è finito il gatto? Aspetta, Norman! Non spaventarlo! Non riuscirò mai a prenderlo! Credo che abbiamo problemi più gravi! Chiamo mio padre! È chiusa! Siamo in trappola! Svelte! Vi prego, fate qualcosa! Meglio chiamare Sammy il pompiere! Bene? Sì! Grazie a Norman! Ci ha fatti allontanare dal fuoco! Ottimo lavoro, Norman! Non laverò mai più questa camicia, lo giuro! Non l'hai mai lavata comunque, Norman! Ecco Sam il pompiere! L'incendio si sta propagando in fretta, Sam. Ellie, pensa ad azionare le manichette di Jupiter. Andiamo, Penny! Spegniamo questo incendio! James, ma dovresti sempre dire a qualcuno dove sei diretto. E siamo molto dispiaciute anche noi, Sam. Volevamo soltanto aiutare Ellie. Sono sicuro che sappiate che le bombole del gas sono pericolose e dovreste sempre lasciare che siano gli adulti ad occuparsene. Ciao a tutti, com'è andata la giornata? Devo ammetterlo, Trevor.
Non è stato l'addestramento migliore dei piccoli cadetti, ma sono molto fiera di Norman. È una cosa che non mi aspettavo di sentire. Di me? Tu sei fiera di me? Tranquilla, Ellie. Ho qualcosa che ti tirerà su di morale. Per i piccoli cadetti ho deciso di comporre una canzone. Impariamo il coraggio, impariamo la forza, impariamo a essere sempre pronti. Siamo i piccoli cadetti. Saremo freddi, saremo calmi e non potremo farci male. Siamo i piccoli cadetti. Siamo i piccoli cadetti. Sì! È davvero fantastica, Trevor. Sam! Abbiamo montato la manica a vento. Oh, ottimo lavoro, anche se ci è voluto un pochino più del previsto. È la manica a vento, vero? Sì, Sam, lo è, come? Impariamo il coraggio, impariamo la forza, impariamo... Laser Boy ha avuto i suoi superpoteri quando è stato colpito da un raggio laser. Dovrei avere una pistola laser qui, da qualche parte. Wow! Ma cosa mi è successo? Credo di sapere cosa mi è successo. Sono appena stato colpito da un raggio laser. Scommetto che ho dei veri superpoteri adesso. Devo solo scoprire quali sono. Norman Man tenterà di saltare in cima a questo altissimo edificio con un singolo balzo. Oh no, guardate, c'è Norman! Così può andare. Ma che sta combinando? Non ne ho idea. Ignoriamolo e basta. Sto per saltare in cima a questo altissimo edificio con un singolo balzo! Qualcuno ha parlato per caso? Non credo proprio, Sara, non c'è nessuno qui. Sì che c'è, ci sono io! Guardate, sono io! Sono Norman! Aspetta un momento, ero proprio di fronte a loro e non mi hanno nemmeno guardato. Questo vuol dire che sono invisibile! Ecco qual è il mio superpotere! Sono l'invisibile Norman Man! E adesso farò vedere a tutti quanti chi è il miglior supereroe da queste parti. Devo soltanto trovare una minaccia da cui salvare Ponti Pandi. Ma che cosa potrebbe mai essere? Bene, Arnold. Credo che sia arrivato il momento di fare un altro test sul nostro Fire Dog 2000. È una mia impressione o il Fire Dog 2000 sembra un po' arrabbiato? No, non è un'impressione! Santo cielo! Santo cielo! Santo cielo! Beh, sembra che le strade di Ponti Pandi siano sicure, Sam. Forse riusciremo davvero a festeggiare un mese senza incendi? Non si sa mai, Ellie, ma forse potremmo farlo. Guardate! Fire Dog 2000! Questo sembra un lavoro per il ragazzo atomico! Fa attenzione, James! Guarda, c'è qualcosa! Hai appena fatto una fotografia a una lattina! Scommetto che non hai fatto di meglio, Norman Price! Magari non ancora, ma almeno quando lo farò avrò tra le mani un bel video e non soltanto una fotografia sfocata! Sta tranquilla, Sara! Norman non riuscirà mai a filmare il mostro di Ponti Pandines! Guardate! Norman sta per filmare il mostro di Ponti Pandines! Oh, non vedo l'ora di avvistarlo! Sta venendo da questa parte! Diventerò il cacciatore di mostri più famoso del mondo! Cosa? Buongiorno, Norman! Ma tu non sei il mostro di Ponti Pandines! Ben fatto, Norman! Il cacciatore di mostri più famoso del mondo! Hai avvistato il mostro di Ponti Pandines lì sotto, Joe? No, non ancora, Sara. Ma ci proverò di nuovo dopo aver pranzato. Andiamo, Sara. Proviamo dall'altra parte del lago. So io dove poter girare il miglior filmato del mostro. E non è di certo dall'altra parte di questo lago. Gli avvistamenti del... Quella pala
pala battifuoco è stata in televisione più di Penny. La telecamera amava la mia pala battifuoco. Non tanto quanto avrebbe amato Penny. No, davvero, Ellie. Ciò che importa è che abbiamo spento il fuoco. Importa è come. Dovevi esserci tu sul notiziario, non la pala battifuoco di Elvis. Penny, forse sarebbe meglio se andassimo a lavare Jupiter. Penso che sia davvero un'ottima idea. Sinistra! 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 Sinistra, non giù, a sinistra ho detto! Sì, Mandy, che succede? Norman, non puoi rubare il sottomarino di Joe, non è affatto giusto! Ah, chiudi la bocca, Mandy! Sei solo gelosa perché così io riuscirò a vedere il mostro e invece tu no! Aspetta, cos'era quello? Credo che il mostro mi sia appena passato accanto! Norman Price, riporta subito il sottomarino in superficie! Senti, non posso stare al telefono ora, Mandy! Sono impegnato in un'importante battuta di caccia al mostro! E poi manovrare questo sottomarino è più difficile di quanto pensassi! Oh, va a sinistra, avanti! No, fermo! Oh, indietro tutta! Mandy, potresti chiamare Sammy il pompiere? C'è stato un piccolissimo inconveniente. Hai rotto il sottomarino, non è vero, Norman? Solo un pochino, sì. Si sta anche riempiendo d'acqua.